Disastro, disastro, morta, andata, ce la siamo persa. Quindi ora mi ritrovo a fronteggiare un nuovo problema. E ne approfitto anche per parlarvi un po' di video, di come faccio questi video. Quando ho deciso di mettere in piedi questa cosa dei vlog, ho puntato a un sistema per essere il più veloce possibile e quindi ho acquistato lei una Osmo Pocket, perché fra tutto quello che offriva il mercato era secondo me il miglior compromesso di qualità e velocità. Non hai bisogno di mettere a fuoco, non hai bisogno di fare mille regolazioni, non hai bisogno di montarla su uno stabilizzatore, ha tantissimi vantaggi. Una bassa qualità magari, però tutto il resto va alla grande, è molto molto pratica. Anche soltanto il discorso dei time lapse in movimento, piuttosto che il fatto che possa infilarla nei posti piccoli per riuscire a riprendere dei dettagli che difficilmente riuscirei a fare con una camera come lei che sto usando in questo momento. È leggera, la posso attaccare a vari supporti, è molto versatile, ma è morta. Sono una persona che cerca sempre di prendere il meglio dal peggio, quindi magari questa è un'occasione, uno, per riuscire a fare quei famosi contenuti più brevi di cui parlo sempre ma che non riesco a realizzare, e poi faccio degli esperimenti, provo, magari la scelta che avevo fatto non era la migliore, magari va meglio questa. Subito sono partito con l'idea di comprare una nuova Osmo, ma preferisco aspettare. Colgo questa sfida, faccio un po' di video e vediamo come va. Magari questo è un grandissimo fallimento, magari no. Ok, il primo inghippo è stabilizzazione e impugnatura. Adesso tenere questa in mano così è realmente scomodo, ok, qualitativamente credo che sia un passo avanti. Bene, dai, sono fiducioso, ce la faremo. Oggi ideuzza, vi faccio vedere cosa ho pensato. Se c'è una cosa che mi piace molto degli elettroutensili della Festool è il sistema di sgancio rapido dell'alimentazione, e quindi vorrei provare a replicarlo. Per farlo ho recuperato questi. Sono dei connettori Powercom. Vengono utilizzati e montati sui fari, sui LED wall, per passare corrente da una macchina all'altra. Ora, visto così si capisce poco, quindi adesso scelgo un elettroutensile da sacrificare per fare questo test, monto tutto e poi vi spiego bene. Ok, primissima cosa da capire: a differenza delle prese tradizionali, diciamo, non è il maschio a prendere corrente, ma il maschio dà corrente, ok? Perché è quello isolato, invece la femmina, ok, non è isolata, la femmina prende la corrente, cosa molto importante perché capite che può diventare molto rischiosa la cosa. Quindi adesso ho recuperato questo pezzo di prolunga giusto per fare un test, mi vado a montare il maschio, ok, di qua, quindi avremo maschio, maschio e non moriamo, giuro. Altra cosa importante è azzeccare neutro, fase e terra, perché non è come nelle prese normali che sappiamo benissimo che in mezzo c'è la terra. Qua abbiamo i nostri simbolini. La vite è una Torx piccolissima. Ok. Una T8 per l'esattezza. Ora bisogna prestare attenzione a come si inserisce il pressacavo. Ha soltanto un verso nel quale entra, quindi basta cercare l'incastro giusto, così. Ok, l'ultima attenzione da portare è il come inserire la parte terminale del connettore.
perché con la forza potrebbe entrare anche in maniera sbagliata. Quindi bisogna andare delicatamente e capire bene bene come calza, ok? Sennò poi rischiamo che non si connetta alla femmina. Ora, esattamente come col maschio, facciamo la stessa cosa con la femmina collegata al nostro elettroutensile. Come col maschio, massima attenzione a non sforzarlo in entrata, cercare proprio di trovare il suo punto. Lì. Ok. Tra l'altro, lui è stagno, non avete problemi soprattutto con la polvere, è molto sicuro da quel punto di vista. L'unica cosa, ha un sistema a cremagliera, non so se avete sentito il track track quando avvitavo, ma qua, non so se ci fate caso, c'è una freccia, ok? Per svitarlo vi basta infilare un cacciavite, qualcosa, lì dentro, che preme la ghiera in metallo che c'è e si può tranquillamente svitare. Risultato finale, questo. Elettroutensile, così va a bloccare, non scappa più, lo sgancio è rapido, si tira indietro, si gira, voilà. Bene, adesso me ne ordino un po', così posso sostituirle a tutti gli elettroutensili, mi faccio un paio di prolunghe di varie lunghezze, così direttamente dall'aspirazione posso tirarmi alimentazione, aspirazione, collego tutto e voilà. Buongiorno ragazzi, sono in laboratorio che cerco di risolvere la questione video. Oggi alle 2 è la prima puntata dell'Apocalisse. Mi piace quando le cose si incastrano. Ieri, mentre stavo sclerando e impazzendo per la questione videocamera, ho ricevuto questo messaggio, ok, di uno di voi. La questione che è venuta fuori è semplicemente questa, ok? Io sono bravo a fare i miei lavori in laboratorio, ma non so niente per quanto riguarda i video e non riesco a fare dei video belli e che mi soddisfano. Quindi perché non cogliere la palla al balzo, visto che sono qua che tribulo a cercare di risolvere questa situazione. Se avete delle domande che riguardano i video, nello specifico in laboratorio, come faccio a farmi video da solo, che attrezzatura, qualsiasi cosa che vi viene in mente, fatemi delle domande e se ho delle risposte ve le rilancio. Credo finalmente di essere riuscito a fare un video breve, anche perché è proprio una necessità, non ho voglia di sprecare ore di lavoro e poi arrivare a casa e ho problemi con l'audio o col video, qua non riesco bene a capire cosa sto facendo perché mi sto attrezzando anche da quel punto di vista. E niente, ci vediamo domani, sempre domani. Tengo duro, durissimo